Ciao a tutti, vi ricordate il video precedente dove ho riscaldato il bagno con la stufetta elettrica? Oggi farò un'altra prova. Proverò con il termoventilatore elettrico che ho in camera da letto, che vi ho fatto vedere più di una volta, e proverò a riscaldare il bagno con questo. Ve lo faccio vedere. Ecco, l'ho provvisoriamente messo qua perché di solito non lo uso mai. E questo praticamente, a differenza della stufetta che vedete qua, no, fa uscire l'aria calda tramite una ventola, fa girare l'aria calda, quindi riscalda in maniera differente dalla stufetta. Vi faccio vedere la temperatura, che praticamente è di 14,9, quasi 15 gradi, e l'umidità del 49%. Sono le 17:30, più o meno. Se andate a vedere l'altro video, siamo lì. Mi sembra che la temperatura era 14,6 l'altra volta. E l'umidità era un 54%, se non ricordo male, ed erano sempre le 5 e mezza, mentre l'altra volta la temperatura esterna era di 8 gradi. Andiamo a vedere adesso quanti gradi abbiamo fuori. Ecco qua, prendo dentro il termometro che si vede meglio. Andiamo a vedere. Ecco, abbiamo 2, 4, 6 gradi. Sono 6 gradi fuori, quindi adesso lo rimetto di nuovo fuori. È più freddo dell'altra volta, di 2 gradi, però adesso vediamo. Facciamo sempre un'ora, quindi per le 6 e mezza torno su a vedere e ricontrolliamo a che temperatura è arrivato. Intanto adesso lo accendo. Ecco, vi faccio vedere che lo accendo a 750 watt, più faccio andare la ventola. Ecco, si sente, la ventola viene fuori da qua. Questo è un comune termoventilatore che ho preso su internet. Mi sembra che gli ho dato sui 30 euro, adesso non ricordo bene, però più o meno quelle cifre lì si trovano anche per di meno nei negozi. Ed è lo stesso che uso ormai dal 2015, quindi sono 5 anni che uso per riscaldare casa mia, ed è ancora in buono uso. Va bene. Ci ritroviamo fra circa un'ora, alle 18:30, e vediamo a che temperatura ha portato il bagno. Ok, a dopo, ciao. Bene, è passata circa un'ora e adesso andiamo a vedere la temperatura del bagno. Apriamo e entriamo. Eccoci. Sì. C'è un bel caldo. Andiamo a vedere subito cosa segna come temperatura. Segna un 17,9, quindi 18 gradi, sono le 18:41, è passata più o meno un'ora, e 49% di umidità. E adesso andiamo a vedere la temperatura fuori, che poi facciamo un attimo i calcoli. Praticamente sì, si è abbassato un po' sui 5, sì, sta facendo un po' più freddo. Ci sono 5 gradi fuori. Ebbene, questi sono i risultati che ha dato il termoventilatore con la ventola accesa, e più o meno. Da quello che mi ricordo, sono le temperature e l'umidità, quelle dell'altra volta, fatte
con il test di 2 giorni fa con questa stufetta elettrica che l'avevamo acceso sugli 800 watt, più o meno anche questi sono 750 più la ventola, arriverà non sugli 800 ma sui 700 secondo me di segna di sotto. E, bene, mentre per le temperature andiamo a vedere che cosa ha fatto in un'ora da prima che era a 15 gradi, l'ha portato a 18 gradi, calcolando che fuori ci sono 6 gradi, quindi il bagno senza essere riscaldato solamente con l'isolazione termica interna che ho fatto in sughero, era sui 15 gradi, abbiamo visto più o meno, e fuori c'erano 6 gradi. Quindi, quando fuori ci sono 6 gradi, come temperatura abbiamo un 15 gradi qua di casa, che è già buono, non va di sotto, e anche l'umidità. Mi ricordo quando avevo il bagno non isolato, qua era molto molto più freddo di quanto lo è adesso senza riscaldamento, e ci voleva molto molto di più con quella stufetta lì per arrivare a queste temperature. Non bastava un'ora, ci voleva un'ora e mezza buona. Mi ricordo che lo accendevo molto molto prima ed era comunque ancora freddo, era una sensazione più di umido con il cemento, con i mattoni, senza essere isolato termicamente. E quindi queste sono più o meno le temperature. Quindi è uguale anche con l'aria calda, con la ventola che fa andare in giro l'aria calda, più o meno dagli stessi risultati. Forse la percentuale di umidità cala un pochettino, quindi questo magari è un metodo dove secca di più l'aria. Va bene, queste sono le temperature e la prova che ho fatto oggi. Vi saluto, vi ringrazio tantissimo tutti quanti che mi seguite e mi fate tanti complimenti, e questo mi fa molto molto piacere. Vi auguro a tutti una buona serata, e adesso, come al solito, visto che il bagno è caldo, ne approfitto e vado a farmi una doccia. Ciao, l'avevo scritto anche nell'altro video che prima di farmi la doccia io spengo sempre il termoventilatore elettrico, perché non si sa mai che con l'umidità che fa la doccia faccia magari qualche contatto, essendo dei termoventilatori, no, con resistenze a vista, no? Quindi non dovrebbe succedere niente, però io comunque non mi fido. Vi saluto e vi auguro a tutti una buona serata e un buon fai da te. Ciao!